L'impresa di Costantini e Mosaner nel curling è storia. 11 vittorie di fila per la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Pechino di quest'anno. Per molti il curling è semplicemente bocce sul ghiaccio, ma in realtà è molto di più. Dal punto di vista fisico è molto molto interessante perché ancora non conosciamo tutti i meccanismi che entrano in gioco in questo sport. Ma ci vediamo dopo la sigla per conoscere tutti i segreti del curling. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Grazie all'impresa dei due nostri atleti italiani, da domani saremo tutti allenatori di curling. Ma a parte gli scherzi, il curling è molto interessante dal punto di vista fisico perché, come vi dicevo prima, ancora non conosciamo tutti i meccanismi, però qualche teoria ce l'abbiamo. Il mistero attorno al curling è proprio il cosiddetto curling della stone, ma facciamo un passo indietro. La stone nel curling è una pietra in granito che va dai 17 ai 20 kg. Alla base della pietra c'è un anello che è chiamato running band. Questo anello è quello che ha il contatto con il ghiaccio. Quello che gioca un ruolo fondamentale da protagonista, a parte gli atleti, è l'attrito. L'attrito è la base di qualsiasi cosa in questo sport. Che cos'è l'attrito? Ne abbiamo parlato anche nel video della Formula 1, ma facciamo una piccola ricapitolazione. L'attrito è una forza che si oppone al moto di un corpo, ovvero immaginiamo che io sono un atleta del curling e stia lanciando la stone verso di voi. L'attrito in che direzione andrà? L'attrito andrà nella mia direzione e quindi tenderà a frenare la stone. Quindi è importante che ci sia meno attrito possibile per far andare la stone più lontano possibile. Questo ovviamente lo otteniamo grazie al fatto che usiamo il ghiaccio e non lanciamo la stone sull'asfalto, per esempio, perché il ghiaccio ha un basso coefficiente di attrito, si oppone poco al moto dei corpi, ma un po' di resistenza la fa. Bisogna minimizzare quella resistenza per far andare la pietra più lontano possibile. L'attrito non dipende solo dai due materiali che abbiamo messo a contatto, dipende da quanta superficie è messa a contatto, ed è per questo che la stone non è tutta a contatto con il ghiaccio, ma c'è solo la running band che va a contatto con il ghiaccio, in modo tale da minimizzare la superficie e quindi aumentare la distanza, perché questo diminuisce l'attrito. Poi, qual è un'altra tecnica per ridurre l'attrito? Un'altra tecnica è quella di spruzzare delle goccioline di acqua prima che avvenga la partita. Queste goccioline di acqua a contatto con il ghiaccio congelano abbastanza velocemente e quindi ci sono delle piccole onde di ghiaccio che la stone deve attraversare quando cammina. Se la stone non è a contatto con la superficie ghiacciata, ma è a contatto solo con le goccioline che si sono ghiacciate, anche in questo caso abbiamo diminuito la superficie a contatto e quindi abbiamo diminuito ancora una volta l'attrito. Prima di vedere il terzo modo per diminuire l'attrito, facciamo un piccolo esperimento. Quando noi abbiamo freddo, facciamo così. Perché? Questo produce calore, ma come facciamo a produrre calore? L'energia meccanica che noi facciamo per sfregare le mani attraverso l'attrito viene trasformato in calore e una parte viene trasformata anche in onde sonore perché fa il rumore. Ma la maggior parte della nostra energia meccanica è trasformata in calore ed è quello che succede quando gli atleti spazzano il ghiaccio. Spazzando riscaldano il ghiaccio a tal punto da farlo sciogliere. Quindi si crea una sorta di patina acquosa che lubrifica il passaggio della stone, dando origine quindi a un effetto aquaplaning, e questo permette ovviamente di diminuire l'attrito e permette alle stone di arrivare più lontano. Ma questo non è l'unico motivo per cui si spazza, ma questo lo vediamo tra un po'. Per adesso abbiamo visto solo come si fa a far viaggiare più a lungo e quindi più lontano la nostra stone. Ma il curling ha questo nome particolare non tanto per questo fenomeno dell'attrito, ma per un altro fenomeno, proprio il cosiddetto curl della stone. Che cosa significa? Non so se avete notato, in questi giorni sicuramente avrete almeno visto una delle tante partite dei nostri due atleti,
La stone non viene lanciata dritto per dritto, ma viene lanciata in rotazione. E questo permette a un certo punto alla pietra, alla stone, di ruotare o a destra o a sinistra. Ma perché questo accade? Questo è il più grande mistero del curling. Vi lascio in descrizione tutti gli articoli che ne parlano e diciamo che in questo video vi dirò una sola delle teorie, diciamo, più accreditate. Ancora una volta, secondo questa teoria, il protagonista del curling, quindi del curl della pietra, è l'attrito. Quando noi sfreghiamo le mani e non facciamo molta pressione, ci riscaldiamo un po'. Ma se noi premiamo forte forte, si riscalderanno di più. Quindi l'attrito dipende anche non solo dalla superficie a contatto, ma dipende soprattutto dalla pressione che noi stiamo facendo. Quando gli atleti lanciano la stone, questa stone è come se tentasse quasi di ribaltarsi in avanti. E andando in avanti, la stone fa più pressione davanti piuttosto che dietro. Cosa significa questa differenza di pressione? Se esercita più pressione la parte anteriore piuttosto che la parte posteriore, la parte anteriore della stone scioglierà un po' più di ghiaccio rispetto alla parte posteriore e quindi ci sarà più acqua a sua disposizione su cui scivolare. Quindi la parte anteriore della stone tenderà a viaggiare più velocemente rispetto alla parte posteriore. E abbiamo detto che gli atleti lanciano la stone facendola ruotare. Questo significa che la parte anteriore avrà una velocità traslazionale maggiore di quella di dietro e quindi tenderà a curvare in una delle due direzioni. Se la stone gira in senso orario, la curvatura andrà a destra. Se la stone gira in senso antiorario, girerà a sinistra. Questo effetto è molto simile all'effetto Magnus, quello della rotazione del pallone nell'aria. La differenza è che qui il protagonista non è la pressione dell'aria, ma è l'attrito. Come vi ho detto, esistono anche altri meccanismi che potrebbero essere alla base dell'effetto del curling, ma questa, diciamo, è la teoria più accreditata in questo momento. E a cosa serve spazzare davanti alla stone? Come vi ho detto prima, serve a diminuire l'attrito e quindi a far andare la stone più lontano. Ma in realtà non serve solo a questo. Se voi spazzate, gli atleti spazzano davanti alla stone per cambiare la traiettoria della stone dopo averla lasciata. Questo è l'unico sport dove un proiettile cambia la propria direzione in base a quello che succede dopo il suo lancio. Una volta che avete calciato il pallone, non potete più cambiare la direzione del pallone, quindi se avete sbagliato, non potete fare più niente. Qui invece si può governare spazzando, perché non solo potete farla arrivare più lontano, ma potete anche aggiustare o meno il curl della stone. Se voi spazzate, l'effetto di curling diminuirà, soprattutto all'inizio del lancio, e quindi non solo arriverà più lontano, ma seguirà una linea retta. Se invece spazzate alla fine del percorso della stone, aumenterete l'effetto di curl, quindi aumenterete l'effetto di curling, ovvero aumenterete il raggio della curva. Un'ultima cosa interessante dal punto di vista fisico del curling è il fatto che le pietre, scontrandosi tra loro, è come se riuscissero a riprodurre quasi perfettamente gli urti elastici. Perché l'attrito è molto basso, le pietre sono molto pesanti, si possono deformare, quindi nel momento in cui una stone colpisce uno o più stone, l'urto è perfettamente elastico. E l'esempio lampante di questa cosa è l'ultimo tiro di Stefania Costantini per la medaglia d'oro. La stone rossa colpisce e a catena, come se fosse quasi un colpo da biliardo, le altre vanno via. Ma a differenza del tappeto nel biliardo, c'è molto meno attrito e quindi l'effetto è quasi perfetto. Bene, questo è tutto per oggi e noi ci vediamo in un prossimo video.